Bentornati sul canale Sono Italiano. Oggi con le ultime notizie come. La serie fantascientifica Westworld è arrivata alla sua quarta stagione, che finalmente sta per arrivare per la gioia dei fan. Ma chi tornerà nel cast di questa nuova attesissima stagione? Westworld 4 è finalmente arrivata, dopo 2 anni di attesa, la serie cyberpunk con Evan Rachel Wood è tornata con una nuova stagione, in cui rivediamo anche tantissimi componenti del cast. Lo show, disponibile su Sky, vede il ritorno di tantissimi personaggi, un cast stellare che in questi giorni si è riunito per la premiera a New York. Ecco chi c'era, il cast di Westworld 4 di nuovo insieme, chi c'era alla premiere ufficiale. 2 settimane fa c'è stata la premiere tanto attesa di Westworld 4, la nuova stagione della serie fantascientifica targata HBO, con Evan Rachel Wood come protagonista. L'attrice torna in un nuovo ruolo, quello della scrittrice Cristina, dopo che ha interpretato Dolores Abernathy per ben 3 stagioni, rimasta uccisa alla fine della 3ª stagione. Insieme a lei, sul red carpet, c'erano i suoi famosi colleghi di set, tra cui Tessa Thompson, che torna come Charlotte Hale, poi Ed Harris, il misterioso uomo in nero, Angela Sarafan che riprende il ruolo di Clementine. Non dimentichiamo poi Thandiwe Newton, una vera veterana di Westworld, riprende il ruolo di Maeve Milley, e anche Jeffrey Wright che torna nei panni di Barnard Law. Questi volti tanto attesi dal pubblico di Westworld, che per 2 anni si è chiesto che ne è stato dei suoi personaggi preferiti. Insieme a loro anche delle new entry, tipo Aaron Paul, che sarà Caleb Nichols, un veterano di guerra, e poi il premio Oscar Ariana DeBose. La trama della nuova stagione di Westworld, cosa aspettarsi? La nuova stagione di Westworld riserverà tante sorprese, come chi ha visto il trailer ufficiale saprà già benissimo. Evan Rachel Wood in Westworld 4, Westworld è una serie fantascientifica, basata sul film del 1973 diretto dall'autore di Jurassic Park Michael Crichton, e ambientata in un parco a tema popolato da androidi, progettato per assomigliare al vecchio West per le prime 2 stagioni. La 3ª stagione si è svolta molto di più nel mondo umano, come la 4ª a quanto si è capito fino ad ora. La 3ª stagione di Westworld si è conclusa con Caleb, interpretato da Aaron Paul, che ha iniziato una rivoluzione e ha seguito la ricerca di Barnard per comprendere il sublime, un server segreto a cui alcuni host hanno avuto accesso. Caleb, a quanto pare, porterà avanti la rivoluzione dopo la morte di Dolores Abernathy, il personaggio di Evan Rachel Wood, alla fine della 3ª stagione. Il destino di Dolores, invece, rimane sconosciuto. Nonostante il fatto che Serac, un pazzo miliardario ormai morto la cui intelligenza artificiale controllava l'umanità, abbia cancellato i ricordi di Dolores, tutti gli host devono morire perché lei sia veramente morta. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per aggiornare le ultime novità prima di tutti. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.